Eva era una ragazza della resistenza ungherese che si nasconde nel 1944. Il contesto è quello ovviamente dell'Olocausto e del nazismo. Eva si nasconde con un gruppo di militanti comunisti. Si è sacrificata all'età di 19 anni e mezzo, facendole credere che lei si sacrificava per il grande bene comune, per l'ideale della libertà, come paladina di tutti i popoli oppressi. Il gesto del carnefice, colui che ha praticamente indotto Eva al suicidio, un suicidio forzato, in nome della grande ideologia, è Immer Lakatosh. Lakatosh, il grande luminare della scienza, colui che sarebbe diventato poi l'erede di Karl Popper, ancora osannato dalla London School of Economics come sua eminenza, come il grande luminare del XX secolo. Ah, sì, è vero, lei è stata spinta al suicidio, non è stata costretta al suicidio. Si è suicidata e non è fuggita perché credeva che l'avvenire, la rivoluzione, la libertà dell'Ungheria passassero attraverso il suo gesto. Come probabilmente una parte della generazione di Henri De Luca ha pensato, non per questa va assolta, ma va capita, che attraverso una serie di episodi, io penso all'omicidio del commissario Calabresi, ma tanto, una generazione che si è persa negli anni di piombo, fosse realmente possibile arrivare a un mondo diverso. Questa è la forza delle ideologie, indipendentemente se siano ideologie marxiste, siano ideologie di destra o siano ideologie dell'ISIS o dei talebani.